Allora, buongiorno a tutti. Ora riaccendo tutto. Mi si vede, mi si sente? Eccoci qua all'ultimo appuntamento. Tutte le slide. Ok, allora, oggi si parla dell'ultimo modulo numero 4, che è probabilmente una delle cose più complesse. Dunque. Quasi finito, nel senso abbiamo visto la situazione in che mare stiamo navigando, abbiamo visto le minacce, abbiamo visto quale sia un po' la normativa nazionale ed europea, abbiamo visto il piano triennale per le PA, abbiamo visto tutta la roadmap per implementare il piano di information security dall'alto, ovviamente come best practice, e abbiamo anche visto, come ho detto, che tutto quello di cui non teniamo conto nella roadmap va inserito nell'analisi dei rischi perché aumenta il rischio per la nostra organizzazione di venire attaccati. Quindi, per dindrindina, ora arriviamo appunto all'analisi dei rischi. Dunque, l'analisi dei rischi è un tema complesso, vasto, enorme. Ci sono trattati e trattati di teoria. È difficile fare un riassunto in un'ora. Allora, io ho deciso di fare semplicemente la parte pratica, cioè tutto quello che, quali potrebbero essere le best practice che una leadership può adottare per portare avanti, per portare a termine un progetto grosso come quello dell'analisi dei rischi. Ripeto qui e lo ripeterò alla fine, fatto una volta, poi si tratta di aggiornarlo, quindi è brutto la prima volta, poi più o meno dovrebbe essere più semplice rimettersi, cioè aggiornarsi una volta l'anno. Quindi, di cosa si parla oggi? Tutta roba pratica, le attività preliminari da svolgere prima di partire con l'analisi dei rischi. Un'idea su quale sia il valore dei dati e l'ecosistema dei dati, la famosa triade CIA e quello che io chiamo il cucumbero, in realtà si chiama CNSS Security Model. E poi si parte proprio con la vera e propria analisi del rischio, che è divisa in tre fasi: l'identificazione dei rischi, la valutazione dei rischi e la gestione dei rischi. Vabbè, ci sono le operazioni finali da fare e poi un grande festeggiamento, perché questo processo è faticoso, è lungo, però fa anche delle belle soddisfazioni e quindi bisognerà festeggiare. Se c'è una cosa che bisogna sempre prevedere è l'imprevisto, famosa frase di Victor Hugo. E però è così, bisogna tentare di prevedere l'imprevisto perché non, per metterci in sicurezza, no? Quindi, quali sono le attività preliminari per la leadership che deve fare? Identificare uno strumento giusto per creare un team di implementazione dell'analisi dei rischi, cioè bisogna fare uno o più gruppi di lavoro, un progetto obiettivo, bisogna dare uno scopo preciso e come dire, una pianificazione a questo processo che, appunto, siccome è lungo e faticoso, deve essere scandagliato, come si dice? Vabbè, deve essere insomma, organizzato bene. Quindi di solito si crea proprio un team apposta per farlo. E poi, chiaramente, identificare negli organi di governo una possibilità di finanziamenti, fondi, incentivi, premi produzione per chi lavorerà proficuamente alla stesura di questa analisi dei rischi. Un pochino bisogna incentivare perché, come si diceva prima, è faticoso. Poi, vabbè, si invitano i partecipanti al progetto. I partecipanti al progetto sono tutti i direttori e o responsabili di tutti i settori della struttura e poi chiaramente il CISO, il settore informatico, il settore security. Che cosa bisogna fare prima di partire? Stilare un piano di lavori di massima, cioè pianificare almeno le tre fasi, diciamo, base dell'analisi dei rischi. Identificazione del rischio, ci sono le chat, ok. Identificazione del rischio, valutazione del rischio e controllo e contenimento del rischio.
Una volta fatte tutte queste attività preliminari, si fa un bel kick-off con un bel buffet, bevande e pasticcini, e durante questo kick-off verrà discusso proprio il piano operativo con le fasi del progetto e quindi che devono essere messe per scritto: assegnazione di compiti, assegnazione dei controlli sull'andamento dei lavori tramite milestone, riunioni, documentazione da presentare, eccetera, KPI, e tutto quello che dovrà essere prodotto in fase, diciamo, di lavori e anche in fase finale come documentazione e deliverable, e ovviamente le scadenze. Quindi abbiamo questo piano operativo da mettere in pratica, che abbiamo stilato durante un bel buffet. Allora, vabbè, siamo in guerra e quindi bisogna conoscere noi stessi e bisogna conoscere il nemico. Quindi, come si diceva l'altra volta, si parte proprio da quello, si inizia col conoscere se stessi. Dunque, che cosa è importante per la leadership? Bisogna che sia sensibile a quale sia il valore di un dato. Il valore di un dato all'interno della nostra organizzazione dipende ovviamente dagli scopi per cui è immagazzinato e processato. Più il dato è essenziale per lo svolgimento della propria missione, e più ha valore. Quindi c'è una classificazione di dati. Però c'è da dire che il dato perde valore nel tempo se non è preservato e custodito nella maniera corretta, perché si può perdere in qualche maniera o si può esfiltrare verso l'esterno in maniera non autorizzata. È proprio questo di cui si occupa la sicurezza informatica. Ora, le teorie sul valore e preservamento, il corretto, diciamo, trattamento dei dati. Affinché un dato non perda di valore, è necessario garantirne la famosissima triade CIA, cioè confidenzialità, integrità, disponibilità. La confidenzialità è quando un dato può essere acceduto solo da chi ne ha diritto. L'integrità: un dato non può essere modificato da chi non ne ha diritto. E la disponibilità: un dato deve essere reso facilmente fruibile e non ci deve essere interruzione cioè quando vuole essere acceduto. Quindi deve essere disponibile nel momento in cui deve essere acceduto. La triade, quindi confidenzialità, integrità e disponibilità, deve essere garantita in tutto il ciclo di vita del dato, che, riassumendo, può essere: la sua vita sta nello storage, cioè dove viene immagazzinato durante il trattamento del dato, nel processing, e nella trasmissione, cioè durante il trasferimento del dato fra programmi e persone, fra programmi e programmi, fra persone e persone. La triade deve essere garantita in tutta l'organizzazione, quindi attraverso delle policy, cioè, come si diceva l'altra volta, regolamenti interni che determinano il trattamento e lo stoccaggio, attraverso la formazione che si fa al personale su come deve essere trattato il dato, attraverso la tecnologia che ci aiuta nel trattamento e nello stoccaggio del dato, quindi programmi, software, hardware, eccetera, eccetera. E per assicurarci la completa messa in sicurezza, dobbiamo tener conto di tutti questi fattori qua. Allora, per aiutarci, c'è un modello che si chiama CNSS Security Model, che io chiamo il cucumbero perché è il cubo di McCumber. Allora, è un modello di riferimento che ci facilita all'approccio architetturale e ad alto livello, quindi non entra nel merito delle varie tecnologie, dei programmi, eccetera. E questo cubo rappresenta ogni possibile combinazione degli stati che abbiamo detto sopra. Quindi confidenza, mettiamo su un asse la confidenzialità, integrità e disponibilità, su un altro asse come trattiamo il dato, cioè storage, processing o transmission, sull'altro lato mettiamo anche le policy, l'education, la technology, e abbiamo un cubo con 27 caselle,
che devono essere spazzolate tutte, nel senso che ci serve per assicurarsi di aver puntato la sicurezza in ogni punto dell'ecosistema del dato, perché un dato può stare in qualsiasi punto di questo cubo. Per esempio, l'intersezione, torniamo di qua, fra integrità, storage e tecnologie, integrità, storage che è qui e tecnologie che è qua giù, quindi questo cubettino che sta laggiù in fondo che non si vede, che cos'è? La tecnologia che devo utilizzare per garantire l'integrità del dato quando è depositato su storage. Che si fa? Allora, quindi si parla di tecnologia per garantire l'integrità. L'integrità vuol dire che il dato non può essere modificato quando è depositato sui nostri sistemi. Mediante, per esempio, un sistema di host intrusion detection, oppure che allerta sistemisti, eccetera, eccetera. Ci possono essere mille modi, però... spazzolare tutti questi 27 cubettini ci dà un'idea della sicurezza all'interno della nostra organizzazione e tutte le cose che ci sono già o che dobbiamo fare. Ora, appunto, non è necessario che la leadership entri nel merito di delle particolari misure adottate per affrontare punti di intersezione e cucumbero, specialmente l'aspetto tecnologico, che insomma non è di competenza della leadership. Però alla leadership interessa sapere e controllare che ogni punto di intersezione sia stato veramente affrontato, come si dice, spazzolato. Per questo può essere utile sia in fase di preliminare, cioè prima di pianificare l'analisi dei rischi, per sapere appunto lo stato dell'arte, quel che c'è e quel che c'è da spazzolare. In fase finale, dopo l'analisi dei rischi, per verificare che si sia spazzolato tutto, tutti i punti del nostro ecosistema, dei nostri dati. È uno strumento di aiuto, non deve essere uno strumento di complicazione. È, come dicevo, di alto livello, quindi non è che ci vuole dei secoli per affrontare questa cosa qua. Poi, fatto tutto questo, fatto il gruppo di lavoro, trovate i soldi, trovato, come si dice, indetta la riunione di partenza, il kick-off, spazzolato il cucumbero, si va nella vera e propria analisi dei rischi. Quindi queste sono le tre fasi, l'identificazione del rischio, valutazione del rischio e controllo e contenimento del rischio. Qui vi ho scritto che alla prima fase partecipano tutti i direttori e o responsabili di tutti i settori che trattano dati, quindi tutti. Nella seconda fase partecipano invece il CISO, il direttore o responsabile dei sistemi informatici, il direttore responsabile di sicurezza se c'è, e invece nell'ultima fase è di competenza della dirigenza, con il supporto però chiaramente del CISO, del responsabile IT e del responsabile di sicurezza. Quindi che cosa si fa? La prima fase dell'identificazione del rischio è fare l'inventario di tutto quello che riguarda l'organizzazione, cioè i dati dell'organizzazione. Come si diceva, l'asset è composto da persone, dipendenti, esterni, ospiti, afferenti in generale. Tutte le procedure, tutti i dati, con anche l'attributo, diciamo, di come sono trasmessi, trasferiti e trattati. Tutto il software, applicazioni, sistemi operativi e anche tutti i componenti per la sicurezza, tutte quelle strutture che servono all'ufficio IT per controllare. E tutto l'hardware, sistemi, periferiche, apparati di rete, casseforti, dispositivi personali, bringer on device, eccetera, eccetera. Fatto questo inventario, che sarà a carico, ognuno fa il suo, insomma, di ogni ufficio, poi ve lo dico dopo, la dirigenza deve stabilire una priorità di valore. È la dirigenza che lo fa, in base ai criteri. Il primo criterio di importanza è la missione della struttura, cioè quali sono i dati essenziali per svolgere compiti istituzionali. Poi, dopo il compito istituzionale, cioè
il principio di esistenza, diciamo, dell'organizzazione, si va all'erogazione dei servizi. Ci sono altri servizi che servono di aiuto, ma non sono essenziali per il compito istituzionale. E poi un altro criterio per stabilire la priorità può essere il costo da affrontare in caso di perdita di asset o costo da affrontare in caso di ripristino, oppure il danno o costo da affrontare in caso di divulgazione e esposizione di questi dati. Quindi la leadership si stabilisce un po' di criteri e decide, fa una classifica di importanza dell'inventario. Seconda cosa che si fa l'inventario delle minacce al nostro asset, appunto, sempre per seguire il conosciuto nemico. Quindi per ogni asset che abbiamo individuato nel censimento, dobbiamo individuare una o più minacce che possono creargli un danno. Anche sulle minacce dobbiamo stabilire dei criteri di priorità. Quindi, per esempio, i danni al compito istituzionale della struttura, la probabilità di attacco e il danno creato alla struttura. Questi potrebbero essere tre criteri per non andare troppo per non fare un lavoro troppo grosso, perché sennò anche qui ci si starebbe gli anni. Questi possono essere tre criteri validi per stabilire una classifica delle minacce. È piuttosto difficile stabilire una classifica anche in base a questi criteri, perché senza aver fatto prima un'analisi del rischio non si può quantificare il danno che fa una minaccia. Però si possono dare delle stime, i tecnici lo sanno fare, oppure si possono andare a studiare statistiche e studi di terze parti. Per esempio, quando io nel primo modulo vi ho fatto vedere lo studio del costo di un data breach, potrebbe essere documenti di questo tipo che ci aiutano a valutare le minacce che incombono sul nostro sistema e anche a fare una stima del danno. Quindi abbiamo fatto il censimento, la classifica dell'asset, poi abbiamo fatto la classifica delle minacce. Adesso facciamo una lista di vulnerabilità per ogni minaccia su quell'asset. Quindi ci sono delle minacce, ma mica tutte noi siamo vulnerabili. Andiamo nel dettaglio, questa cosa chiaramente la fanno i tecnici, andiamo nel dettaglio a vedere quali vulnerabilità colpiscono il nostro asset rispetto a una certa minaccia. Si definisce vulnerabilità quando appunto una minaccia può essere sfruttata per attaccare il nostro asset. Ovviamente per ogni minaccia, pensiamo per dire tutte le minacce su un server di posta. Quindi noi che vulnerabilità abbiamo rispetto a tutte le minacce su un server di posta? Ce ne potremmo avere 10.000. Esce un elenco molto lungo. Quindi ci costruiamo una bella tabella che può diventare anche molto grossa, che si chiama matrice TVA, cioè Threat Vulnerability Assessment. Dove si mette? Poi ve la faccio vedere sull'asse X l'asset in ordine di valore. Sull'asse Y le minacce in ordine di danno, come si è fatto prima nella classifica, e su ogni casella andiamo a elencare le vulnerabilità di quella minaccia sul nostro asset. In questo modo abbiamo un quadro completo di identificazione del rischio, cioè come siamo esposti noi, la nostra superficie di esposizione agli attacchi. È un completo vulnerability assessment. Questa parola, vulnerability assessment, non ha lo stesso significato del vulnerability assessment che usiamo noi tecnici quando, per esempio, si fa lo SCAR, il Nessus o appunto il vulnerability assessment. Perché? Perché lo SCAR ci dà un completo vulnerability assessment della parte informatica, della parte raggiungibile da via rete dei nostri sistemi, quelli che non sono raggiungibili per dire stampanti o per dire quelli che stanno nella sottorete, su rete privata, eccetera, oppure proprio che stanno fuori dalla rete, oppure il cartaceo, cioè il vulnerability assessment che facciamo informatico, tipo lo SCAR, non ci dà il quadro completo, non può essere
l'unica fonte per riempire il risk identification. Dobbiamo fare proprio un lavoro di questo tipo su qualsiasi elemento del nostro asset. Eccola qui, la matrice TVA. Quindi noi mettiamo in ordine di importanza il nostro asset, da più importante al meno importante. Che ne so, server di posta non è il più importante, però server di posta, server di qui, server di là, oppure i backup, quello che è. Le minacce in ordine di importanza, e per ogni asset, per ogni minaccia, troviamo una o più vulnerabilità del nostro sistema. Ebbene, una cosa di questo genere qua. Non lo deve fare la leadership, però vi spiego cosa fanno, insomma. Che cosa deve fare la leadership in questa fase? Prima di tutto pianificare il lavoro, poi coinvolgere tutti i responsabili di settore e tutti gli uffici, suddividere i compiti di ricognizione dell'asset in base al proprio settore. È bene che ogni ufficio faccia il proprio censimento, perché ciascuno ha conoscenza molto specifica e approfondita del proprio pezzo, e non si perde tempo, specialmente quando si fa a fare il censimento dei processi, non si perde tempo a capire come funziona l'ufficio di un altro. Quindi ognuno fa il suo e fa quel pezzettino di matrice per conto suo. In questo modo anche, non è che un ufficio fa il lavoro per tutti, ma facendo ognuno un piccolo pezzetto, il lavoro è piccolo e quindi nessuno si sentirà oberato e siamo tutti più felici. Questo è un lavoro che fanno gli altri, fra virgolette. La leadership partecipa all'individuazione dei criteri di valutazione dell'asset e delle minacce, ovviamente per non far perdere la visione e la missione della struttura e anche un po' il piano strategico. Si fa applicare il metodo del cucumbero in fase preliminare e poi verificare che ogni passaggio sia opportunamente documentato, perché sennò ci si dimentica di quello che si fa o che si è fatto. Quindi alla fine di questa fase dovrà essere prodotto un deliverable con la matrice TVA e un deliverable con i criteri utilizzati per stilare la matrice TVA. E qui ci siamo, quindi si chiamano tutti gli uffici, si fa fare l'inventario, ci vorrà un bel po', si controlla ogni tanto, si fanno delle riunioni di controllo per vedere che scrivano per bene la documentazione di quello che fanno, eccetera. Alla fine si fanno queste matrici TVA, dopo aver stabilito appunto la classifica dell'asset e delle minacce. A questo punto si va alla valutazione del rischio, cioè questi sono tutti i rischi nella nostra struttura. Bisogna assegnargli un punteggio, bisogna sapere quali sono quelli più rischiosi e quelli meno rischiosi. Ovviamente questa cosa qui la sanno bene gli informatici, quindi settore IT e settore sicurezza. Quindi dobbiamo, per ogni vulnerabilità che abbiamo trovato nella matrice, dobbiamo valutare quanto sia pericolosa per noi, quindi dobbiamo stabilire un punteggio. Allora, ci sono diversi criteri per stabilire un punteggio. I criteri sono nell'ISO 27000X, c'è il criterio OpenFair, c'è il criterio NIST, sono criteri mostruosamente tecnici. La scelta di questi criteri dipende dalla granularità che vogliamo nei risultati, da quanto è grande il nostro asset, perché chiaramente se l'asset è gigante, non si può andare a valutare ogni minimo millimetro, si dovrà fare, tra virgolette, un taccio. Quindi ci sono dei criteri che sono un po' più granulari, un po' meno granulari, no? E poi dipende anche se la struttura ha intenzione di preparare qualche certificazione ufficiale. Per esempio, se la struttura può diventare ISO 27000, è chiaro che per l'analisi del rischio, tanto la devono fare comunque, useranno i criteri dell'ISO 27000. Io vi faccio vedere quella più facile.
quello più semplice, non più facile, che è il criterio basato sulla direttiva NIST SP800, revisione 1, che è più semplice, dove il rischio, quel numerello che noi dobbiamo mettere, è calcolato come impatto per la probabilità che un attacco abbia successo, success attack probability. Quindi noi dobbiamo, noi vuol dire tecnici di IT o di sicurezza, stabiliamo una classifica da 0 a 100 per l'occorrenza che un attacco, da 0 a 10 per un attacco, per l'occorrenza che un attacco succeda e lo sfruttamento della vulnerabilità vada a buon fine, e l'impatto che è dato dal valore dell'asset, cioè quello che si è stabilito nella matrice TVA, ho scritto TAV però è TVA, per la percentuale stimata di asset danneggiato. È un lavoro difficile, complicato, veramente da perderci la testa, però va fatto. È auspicabile farlo. Che cosa deve fare in questa fase la leadership? Chiaramente pianificare il lavoro, stabilire delle riunioni periodiche, però a questa fase partecipano il CISO, se c'è, il direttore o responsabile del settore informatico, e se c'è pure il direttore responsabile della sicurezza. Deve verificare appunto l'andamento dei lavori con incontri periodici, milestone, eccetera, e poi verifica, come prima, che in ogni passaggio e ogni criterio scelto sia opportunamente documentato per scritto. Alla fine di tutta questa operazione, che passa anche molto lunga, deve essere prodotto un deliverable con la valutazione del rischio e un deliverable con i criteri utilizzati per stilare la valutazione del rischio, quindi criterio 2007, criterio NIST o quelli di OpenFair, eccetera. Quindi qui abbiamo fatto, con l'aiuto di tutti i collaboratori, di tutti gli uffici, la matrice TVA che ci descrive quanto siamo esposti agli attacchi esterni. Qui, con l'aiuto del settore informatico, abbiamo messo su questa matrice i valori del rischio, quindi abbiamo l'elenco, la classifica di quello che per noi è più rischioso. A questo punto si passa alla fase di controllo o mitigazione del rischio, cioè che cosa si può fare per abbassare questi numeri, per abbassare i rischi a cui si espone la nostra struttura. Il leadership, perché è compito suo, deve decidere fino a quale valore un rischio è considerato accettabile per la struttura e poi stabilire quali strategie utilizzare per contenere e ridurre il valore del rischio quando il rischio è considerato non accettabile. Quindi, per esempio, abbiamo una tabella con valori da 0 a 100, si dice a 50, sotto 50 non li prendo in considerazione, non mi interessa niente. Per i rischi più rischiosi di 50, vediamo che cosa si può fare punto per punto. Strategie. Che strategie possibili? Non è che uno va a caso, ci sono già codificate delle strategie possibili sul controllo dei rischi. La prima, la più facile, è assunzione del rischio, cioè non si fa niente, il rischio è accettabile, appunto. Se succede qualche cosa a questi eventi qua, non mi importa niente, non mi fa danno, non me ne frega, e quindi accetto il rischio. Terminazione di un servizio, per dire, c'è un servizio che nessuno si ricordava e che è uscito fuori proprio dal censimento, che non serve più a nessuno, che nessuno usa, che sta lì a esporre la struttura a attacchi senza fare niente, si termina, questo servizio si butta via. Trasferimento. Trasferiamo il rischio altrove, a altra organizzazione, oppure con un'assicurazione tipo: questo rischio non riesco a gestirlo perché non riesco a comprare tutto quello che mi serve per contenerlo, oppure non ho le risorse umane, non lo posso fare, quindi mi faccio un'assicurazione
che nel caso mi succeda questa cosa qua, paga l'assicurazione. E poi si entra invece nel vivo, diciamo, del controllo del rischio, cioè difesa. Vuol dire che questo rischio è un rischio che io devo affrontare, e decido di implementare ulteriori controlli, nuovi dispositivi di sicurezza sull'asset, per esempio. Ne so, alcune volte è facile, ho sempre il server di posta che non è aggiornato, vabbè, facile. La strategia è la difesa e quello che c'è da fare è aggiornare il software. Altre volte non è così semplice, succede delle cose di cui non sappiamo ancora bene la natura, quindi dobbiamo implementare ulteriori controlli. Oppure c'è una nuova minaccia al phishing, si può comprare del software apposta di anti-phishing. Quindi ulteriori controlli e dispositivi vuol dire affrontare il rischio mediante sistemi nuovi o reingegnerizzazione dei sistemi vecchi o quello che è. L'altra cosa invece che si può fare è la mitigazione del rischio, cioè il rischio non sono in grado di affrontarlo, non sono in grado di comprare niente, non posso fare un'assicurazione, però posso studiare e mettere per iscritto delle misure a posteriori. Se mi succede qualche cosa, per ridurre l'impatto dell'incidente, cioè, studio, scrivo una strategia per ridurre quel dato incidente. Quindi, o implementando un piano di disaster recovery, o un piano di business continuity, o comunque un semplice incident response. Quindi lo tratto a posteriori come incidente. Se mi entrano qui, però in un'applicazione non posso rifare l'applicazione, non posso comprare nuovo software, non posso. Allora lo gestirò in modo che a posteriori, che so, chiudo le porte, butto sul sistema e lo ritiro su in 5 minuti ripartendo da zero, eccetera, eccetera. Svilupperò delle procedure per agire rapidamente a posteriori. Qualsiasi strategia, a parte quella di terminazione e assunzione del rischio, ha un costo che dovrà essere analizzato e giustificato a chi sta sopra di noi. Chi sta sopra di noi vuol dire l'upper management, l'executive board, eccetera. Alcuni suggerimenti di buon senso. Se c'è una vulnerabilità che non si può sfruttare, è necessario implementare a basso costo dei sistemi di controllo per monitorarlo nel tempo. Semplicemente si sa che c'è una vulnerabilità, per il momento non è sfruttata, vediamo nel tempo che cosa fa, perché a un certo punto può uscire l'esploit per cui diventa sfruttabile. Se esiste una vulnerabilità e si può sfruttare, allora bisogna implementare delle protezioni e difese sia tecniche che gestionali. Tipo, serve di posta che c'è la vulnerabilità, bisogna vedere se c'è la patch, se non c'è la patch, se c'è delle strategie di contenimento, se si può fare qualche cosa. Una strategia di buon senso può essere che quando il costo che dovrebbe sostenere l'attaccante per entrare è maggiore del potenziale guadagno, è un deterrente per il criminale. Quindi, una strategia possibile può essere implementare le protezioni per far alzare il costo all'attaccante, per cui a un certo punto desisterà perché non gli conviene più. Quando invece il danno potenziale a un asset è enorme, probabilmente è necessario ripensare completamente il servizio in termini architetturali. Probabilmente si spende meno a ripartire da zero piuttosto che a tentare di aggiustare i pezzi a quello che abbiamo, che magari è vecchio, magari non è più mantenuto, eccetera, eccetera. Alcune strategie, ce ne possono essere mille, dipende da cosa esce dall'analisi, dalla valutazione del rischio. Come si giustifica la spesa con l'analisi dei costi? Quindi, un costi-benefici, pardon, CBA.
Bisogna fare uno studio di fattibilità con le spese necessarie a fronte della proiezione dell'aumento di valore dell'organizzazione. Oppure, un altro criterio per giustificare la spesa può essere l'analisi dei costi che si dovrebbero sostenere se noi non conteniamo i rischi. Quindi, dobbiamo prima decidere qual è la nostra soglia di rischio. Dobbiamo decidere per quelli che non possiamo accettare i criteri, come li vogliamo trattare. Se è la leadership che decide le priorità quando riceve la classifica dei rischi. E poi anche deve giustificare la spesa, quindi deve fare, deve fare analisi di costi-benefici. Che cosa si fa nella fase finale? Ovviamente documentare tutta la fase e i criteri usati per il contenimento del rischio. Poi si spazzola così il cucumbero per vedere se abbiamo analizzato ad alto livello, diciamo, tutti i settori dei nostri dati. E poi produciamo quegli studi di fattibilità, analisi costi-benefici, che poi si possono usare, possono essere usati come deliverable alla fine del controllo del rischio. A questo punto abbiamo tutto, possiamo stilare un piano di intervento di massima con KPI, benchmark, eccetera, per iniziare a lavorare, per iniziare a mettere in sicurezza tutto. E finita la riunione ci si alza e ci si attiva per ottenere lo stanziamento di fondi necessari, ovviamente per eventualmente comprare un nuovo hardware, comprare un nuovo software, mettere una sonda qui, fare cose di là. A questo punto però si è fatta una fatica bestiale, perché queste cose durano mesi e mesi e mesi, dobbiamo festeggiare con una mega riunione e un ricco buffet. Giuseppe ha capito, questa è una domanda, posso rispondere dopo? Tanto ho praticamente finito. Niente, si festeggia perché il lavoro è stato terribile, specialmente per l'ufficio informatico, e quindi si fa una bella cena, un bel buffet. A questo punto però per i tecnici è il momento di lavorare davvero per mettere in sicurezza tutto quanto, stabiliti i criteri, si inizia a lavorare, diciamo. Quindi, allora, qui è finita, diciamo, l'analisi del rischio, identificazione dei rischi, valutazione dei rischi e controllo dei rischi. Come dice, faccio venire fame, eh sì, faccio venire fame perché chiaramente ricchi premi e così on. Quali possono essere, Giuseppe Arrabito chiede, quali possono essere i criteri per decidere se mitigare o trasferire il rischio? Quanto è utile pensare ad un'assicurazione sul cyber risk? Anche in caso di polizza assicurativa sono veramente sicuro che questo mi tuteli da ogni possibile rischio? Quello di immagine credo proprio di no. Ecco, sicuramente no, il rischio di immagine no, perché una volta che viene fuori il data breach, poi se c'è anche l'ULSS, per esempio, che continua a mettere il dito nella piaga su Twitter, danno d'immagine, è difficile da contenere a posteriori. Però per alcune, come si fa a decidere? Dipende, cioè è difficile ora, dipende proprio dal tipo di rischio che si sta valutando in quel momento. Che ne so, sul sito web dove c'è appunto più che altro un problema di immagine, sul sito web istituzionale dove c'è un problema di immagine, bisogna cercare di contenere. È difficile perché data breach può essere ovunque, quindi cioè, danno d'immagine è difficile da contenere in qualche maniera. Forse più a posteriori con l'ufficio comunicazione disponibile con cioè, delle procedure post per garantire la trasparenza, per essere comunque fra virgolette sul pezzo, anche se purtroppo ci hanno fatto un data breach. Forse l'utente si vuole sentire anche un po' coccolato, anche se ripeto il danno d'immagine è una domanda molto difficile a cui rispondere.
No, allora ci sono assicurazioni che coprono un sacco di cose. L'assicurazione, tanto sappiamo bene che è una scommessa. Ci sono compagnie assicurative che assicurano veramente su queste cose, su questi tipi di problemi qua. L'unica cosa che ultimamente, siccome questi eventi sono sempre più probabili, siccome accadono sempre di più veramente, le assicurazioni sono diventate care e hanno un sacco di cavilli, per cui bisogna stare attenti perché spesso si incorre nel micro cavillo per cui l'assicurazione non paga. Sono diventati furbetti. Quindi, quando si stipula un'assicurazione di questo tipo, a parte, ripeto, che stanno diventando care, bisogna analizzare bene quello che stiamo assicurando. Sì, il premio dipende ovviamente dal livello di rischio. Più una cosa costa e più è grande il premio. Chiaramente, si decide, con il supporto del settore tecnico, perché non è che si possa sapere tutto delle possibili soluzioni o delle possibili possibilità di mitigazione, anzi, non ne sappiamo niente. Però quello che è importante da parte della leadership è stabilire proprio la priorità. Allora, se anche una cosa ha un rischio alto, però non è importante per il piano strategico della struttura. Lo decide la leadership da valutare, si valuta chiaramente insieme, appunto, però le priorità le stabilisce la leadership. Dunque, in America sì, in America va molto di moda fare le assicurazioni, ce ne sono di tantissimi tipi. Questa cosa sta prendendo campo anche a noi. Però appunto con questo piccolo palettino che stanno arrivando ora in quest'ultimo periodo. Io ora avevo fatto un giochino per fare proprio un'analisi del rischio su alcuni scenari che possono capitare. Questo giochino dal vivo è bellissimo perché è spunto di discussione, è spunto di anche arrabbiature, spunto di, come si dice, riflessione su questi temi, su come affrontare questi temi. Ora, da remoto non so se renderà la solita cosa, io ci ho provato, anzi ringrazio l'ufficio formazione GAR perché mi è stato tantissimo di supporto. Allora, questo è il gioco. Poker Risk. È per la prima volta alla RSA Conference del 2018. La RSA Conference è la più grossa conferenza sulla sicurezza in America. In quell'occasione, da mazzo di carte appena inventato e lo davano con il gadget, questo mazzo di carte è pensato apposta per la leadership, quindi non è necessario sapere niente né di informatica né di sicurezza. Allora, io vi ho creato, tre scenari di rischio dove il settore IT ci ha dato dei numerelli. Noi vediamo la situazione, vediamo questi numerelli e dobbiamo, siccome siamo leader, facciamo parte della leadership, dobbiamo decidere la strategia di controllo del rischio, discutendo possibili impatti, possibili costi, quello che c'è su tutti i possibili sistemi di contenimenti e soluzioni. Allora, le carte ora ve le faccio vedere. Sono di tre tipi. Il blu è praticamente la matrice TV. Il blu è la carta con i tipi di attaccante. Il verde è la carta con la vulnerabilità. E il giallo è la carta con l'asset attaccato. Quindi io tirerò fuori una triade, blu, verde, giallo, dove ti dirò la X sfrutta la vulnerabilità Y su
l'asset 0. Queste carte hanno un numero che è il numero di impatto calcolato in base allo standard NIST, quindi non dobbiamo fare niente di informatico perché ce lo danno già così. La somma degli impatti delle tre carte, quel numerello che ci viene dall'ufficio IT e su cui noi dobbiamo decidere sopra X lo affrontiamo, sotto X non lo affrontiamo. Poi cioè ci sono le carte nere che sono le conseguenze sulla fila di SCIA, cioè dobbiamo stabilire, avendo la situazione di attacco, vulnerabilità e asset, dobbiamo stabilire chi è più impattato fra confidenzialità, integrità e disponibilità, e poi le carte rosse che sono i principali aspetti della missione dell'organizzazione e per ogni valutamento di impatto, le strategie, eccetera, eccetera. Insomma, noi si deve fare l'analisi dei rischi nella fase di controllo e contenimento dei rischi. Allora, volevo dire una cosa, poco, però anche come il controllo dei rischi nella vita reale, non c'è chi vince e chi perde, perché non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate. Le risposte giuste o sbagliate si vedono solo dopo, a distanza forse di anni. Però si tratta di decidere come gestire un rischio che incombe sulla nostra organizzazione. La percezione del rischio, fra venerdì scorso, dopo il webinar, ho fatto un corso di formazione, cioè l'ho fatto nel senso l'ho seguito, sulla percezione del rischio e per l'appunto ho scoperto che ognuno di noi percepisce il rischio in maniera diversa, cioè dipende dalle nostre esperienze passate personali, dipende anche dalle paure e dalle nostre fobie in generale, dipende anche da quali sono i nostri scopi, i nostri obiettivi, la nostra percezione di deviamento, ottimista, pessimista, inclusivo, esclusivo, eccetera, eccetera. Quindi la decisione su un singolo rischio è data all'80% per l'impatto di cui registra sfera emotiva e personale. Per cui la strategia di controllo del rischio dipende proprio in gran parte da chi lo fa. Questo non ci sono regole, perché ognuno percepisce il rischio, lo percepisce in maniera personale, diciamo. Allora, questo è il mazzo di carte. Qui ci sono le carte degli attaccanti, che può essere, ora qui si vede un utente non autorizzato, un desktop user, una nazione addirittura. Qui ci sono le carte della vulnerabilità, phishing, overflow, DDoS. Qui ci sono le carte dell'asset, in questo caso si vede un customer record, cioè si riesce a leggere, insomma, poi si vedranno anche più grosse. E queste sono quelle promemoria, questa è la SCIA, integrità, confidenzialità e affidabilità, sì, disponibilità, mentre queste sono le carte del nostro asset, liquidità, ve le faccio vedere nel dettaglio. Questa, per esempio, è una triade di attaccante, che cosa attacca e che vulnerabilità sfrutta. Quindi in questo caso è un insider, quindi una persona interna con intenzioni ostili, che ha un impatto 5, detto dai nostri tecnici, che vuole bucare, diciamo, un record dei nostri clienti o comunque utenti e sfrutta una vulnerabilità di physical access, cioè abbiamo una vulnerabilità per cui si riesce ad entrare, ad avere accesso fisico senza avere, diciamo, vulnerabili. Questo è un esempio di scenario. Questo è, ora vi sto facendo vedere le carte, poi si discute nel dettaglio. Queste sono le carte delle conseguenze. Che conseguenze ha quella triade di domanda che vi farò nel gioco sulla confidenzialità, integrità e disponibilità? Impatta sulla confidenza più su una cosa rispetto a un'altra, impatta su tutte e tre, che cosa nell'analisi del rischio, cosa dobbiamo andare a valutare? A seconda di quello che esce fuori da qua,
La minaccia impatta diversi aspetti istituzionali, quindi magari la triade sì, no, le prime tre carte no, queste ve le fa vedere io. Io vi ho lasciato per promemoria queste perché poi nelle slide successive diventano piccine e non sono leggibili e non posso andare avanti e indietro e farvele rivedere. Allora ve le ho date lì così ve le tenete da una parte. Lo scenario, queste ve le do io. Queste sono le carte della nostra missione, quindi l'impatto dal punto di vista strategico, da integrità e confidenzialità, impatto operazionale, cioè smettono di funzionare i servizi, la reputazione, come si diceva prima, il danno d'immagine, impatto legale, quindi beghe legali che ci possono occorrere in seguito a database, eccetera, perdite di capitale o perdite di liquidità. Allora, per giocare si fa così. Collegatevi a Menti e col codice 576716. Allora, siccome Menti ho provato a caricarci gli scenari, ma vengono talmente piccini che sono illeggibili, io ora vi farò una doppia finestra, da una parte il Menti e da una parte lo scenario con l'Acrobat Reader. Vediamo come va, eh? Allora, questo è il primo scenario e ora vi apro anche il Menti. Ora lasciatelo chiuso, quindi se c'è qualcuno che deve dire qualcosa lo dica su Menti, boh. Allora, questo. Ci siete tutti? Collegatevi a menti.com e usate il codice 57. 67, 16. Funziona? Dovrebbe venire una cosa tipo questa. Scenario 1 da votare. Però prima ve lo spiego. Ci sono. Sì, funziona. Ok. Bene, allora, partiamo con il primo scenario. Lo scenario è. Lo scenario è questo, quello che si è detto prima, un insider malevolo con rischio 5, con impatto 5, che ha accesso fisico impatto 5 a dati di utente, clienti, eccetera, impatto 5. Che cosa impatta di più, secondo voi, la confidenzialità, integrità o disponibilità di quei record dell'utente? Direi che chiaramente può impattare più cose e dobbiamo anche nel controllo del rischio dobbiamo anche rispondere a più cose. Ora, per brevità, se ne fa una sola perché io faccio il leader della leadership e decido che in questo caso cerchiamo di controllare la confidenzialità, cioè quella più votata. Però chiaramente andrebbero fatte tutte. Quindi, tenendo conto che ci dobbiamo occupare della confidenzialità, secondo voi, come impatta nelle cartine rosse sul nostro business, sulla nostra missione? Qual è il punto dove impatta di più? Chiaramente ce ne può essere più di uno, potete rispondere più di una volta. Magari se
Se questo l'avete già visto, potrei anche far così che si vede meglio. Perché io le scrittine non me le ricordo più, però ho messo le cartine rosse. Allora, impatto sul strategico, operativo. Eccolo qui. Me le metto qui sotto per promemoria, perché non me le ricordo a memoria, per quello ve le avevo mandate. Quindi impatto legale soprattutto, mi sembra di capire, e anche impatto di reputazione. Sì, siamo amati tutte e tre, sì, cioè, appunto, ripeto, la valutazione del rischio è personale, non c'è una cosa giusta e sbagliata, poi però vanno affrontate tutte e tre, nel senso vanno contenute tutte e tre, quindi si deve trovare un sistema per contenere sia la perdita di confidenzialità che integrità che disponibilità. Va bene, supponiamo quindi, insomma, più che altro noi ci vediamo sopra un impatto legale, quindi problemi di probabilmente privacy, eccetera, eccetera. Ora io vi lascio. No, come trattereste questo rischio? Assunzione del rischio? Cioè, vabbè, faccio finta che se capita non me ne importa niente, lo lascio capitare. Terminazione del servizio, cioè chiudo l'accesso a quei dati, per esempio, trasferimento assicurazione, per dire, implementare misure tecniche per eliminarlo o gestione a posteriori, come l'incident response, eccetera. No, le carte dello scenario non ci sono, ci sono solo quelle della triade CIA e quelle della mission, perché servono per promemoria, perché non ve le rimetto tutte le volte. E se le avessi messe nelle slide sarebbero state illeggibili. Quindi quelle non ve le ho messe, quelle degli insider ve le do io, se non ci si ricorda ve le rimetto così, eccole qua. Quindi la gran parte dei nostri leader pensa che sia meglio controllare il rischio implementando delle misure per eliminarlo. Ah, ma certo, certamente. Sì, poi questo materiale è tutto disponibile. Lo lascio disponibile come sempre, insomma. Quindi su, per questo non c'è nessun problema. Quindi niente, noi leadership abbiamo più o meno deciso, cioè non voglio far torto a nessuno perché ripeto, le soluzioni possono essere tutte giuste, però ora per andare avanti nel giochino scegliamo di contenere questo rischio implementando delle misure di sicurezza aggiuntive per questa situazione. Allora, io vi chiedo a questo punto. Qui avete campo libero, che cosa pensate di fare per contenere questo rischio? A livello di misure, come abbiamo stabilito prima. State scrivendo o qualcosa? Non mi lasciate così, ecco, ok. Controllo degli accessi. Sì, è un problema fisico. Forzare il controllo accessi sul sistema. Sorveglianza camera, sicuramente accesso con chiavi fisiche, implementare misure di controllo accessi, scappare, rotazione dei tecnici addetti al servizio. Criptazione dei dati, si danno le password a pochissime persone. Attenzione, stiamo parlando di un accesso non autorizzato fisico, quindi qualcuno che entra dentro una stanza dove ci sono o hardware o comunque anche cartaceo dove ci sono i record degli utenti.
Quindi sì, controllo accessi, telecamere, eccetera. A questo punto, che cosa si deve fare? Questo era piuttosto facile. Bisogna vedere quanto costa. Sicuramente, che so, un sistema badge costerà meno di un sistema di sorveglianza con telecamere 24-24, magari con un signore che le guarda anche. Quindi bisognerà fare, a seconda del dato che c'è dentro, però a seconda del dato che c'è dentro, il nostro ufficio informatico ci dice 5, quindi questi punteggi vanno da 1 a 10. Quindi il dato è mediamente, diciamo, mediamente impattante, a metà. E quindi bisogna decidere se, appunto, ora non sappiamo che dato c'è, è sufficiente mettere dei badge o è necessario anche mettere le telecamere o comunque, io credo che però posso andare avanti qui. Ecco, controllo accesso e la gestione, NDA, controllo accesso, tracciatura accessi, badge, riconoscimento facciale, impedire l'accesso, sistema di identità sia per la gestione e la versione delle deformità, questo magari è un sistema logico più che fisico, controllo accessi, eccetera, eccetera, sistema biometrico, appunto tutto questo, queste bellissime soluzioni hanno un costo che potrebbe essere troppo oneroso e quindi il leader dovrà decidere a fronte del costo quale soluzione implementare. Va bene? Possiamo dichiarare finito? Facciamo lo scenario numero 2. Scenario numero 2. Server administrator che sfrutta un errore nell'algoritmo di criptazione di qualche cosa, quindi server administrator a impatto 5, che sfrutta un errore di criptazione, che è impatto 5, su un nastro di backup offline, che però è un impatto 10. Quindi in tutto il nostro rischio è 25. Aspetta, vi giro pagina. Venti, sì, va bene, non so più fare i conti. Allora, in questo scenario, col server administrator, quindi è uno con i privilegi, diciamo, che sfrutta l'errore di criptazione per accedere a un backup offline su nastro. Confidenzialità, integrità, disponibilità. Mentre voi votate, volevo dire a Maria Di Benedetto che in realtà con l'ufficio formazione ieri abbiamo pensato di metterle proprio, cioè di creare il mazzo e metterlo online. Quindi ora io non ho capito bene come funziona perché ero presa dall'ansia di fare oggi questo modulo. Però poi, una volta chiuso tutto, ci sentiamo e appunto l'idea era di mettere tutto il mazzo a disposizione. Sì, alla fine c'è anche la mia. Va bene, questo è un po' più critico forse. Allora, io vi dico che quello che ho pensato io, però io non sono una come voi, nel senso, essendo questo un nastro offline, prima cosa è offline e poi è un nastro, quindi non è di facile utilizzo per metterlo dentro il lettore di nastro, andare al punto preciso. Quindi, secondo me, modificare i dati che ci stanno lì dentro è difficile. Quindi, io ripeto, io integrità non ce l'avrei messo perché, secondo me, è proprio difficile modificare il dato. Però vedo che invece va per la maggiore. Modificare anche cancellare è nel senso che lo porti via direttamente il nastro.
Beh, no, perché qui non è fisico, è un encryption error. Cioè lui al massimo quello che può fare è decrittarlo in questa situazione qui. Ma non ha accesso fisico, Maurizio. Felici. In questo caso, questo amministratore può sfruttare quella vulnerabilità di criptazione su uno storage backup, quindi non so come, essendo il backup offline, però in qualche modo può accedere a questa cosa. Il backup, però, i tecnici ci dicono che è molto importante perché c'è al massimo punteggio 10. Quindi magari c'è tutto il backup di tutto l'Ateneo, quindi tutto, contabilità, stipendi, studenti, eccetera, eccetera. Va bene, allora, su questa base, quindi diciamo sull'integrità, la possibilità di compromettere l'integrità di questo backup, su che cosa della nostra missione, della nostra struttura impatta maggiormente? Sì, anche io avrei detto confidenzialità, ma cioè, voglio dire, tutte le risposte sono giuste. Allora, chi sta vincendo? Impatto legale. Le barriere legali probabilmente ci sarebbero sempre, in ogni caso. E bisogna tener conto, non le sto ridendo per dire che sono cose da non tenere in considerazione. Fatto legale impatto. Scusate, bisogna riaprire perché non leggo. Impatto reputazione, impatto operatività dei servizi, impatto sul capitale, impatto liquidità, impatto strategico. Allora, secondo il nostro leader, che è la media di tutti voi leader, il maggiore impatto è l'impatto legale. Allora, andiamo avanti e vediamo come gestire questo rischio. Come lo gestireste questo rischio? Il backup offline acceduto da un amministratore con i privilegi che sfrutta la vulnerabilità di criptazione e che abbiamo detto che ha l'impatto legale sulla nostra struttura. È una lotta da me pare. Giovanni Scattato, come impatterebbe sull'operatività se è un backup offline? Beh, probabilmente no. Probabilmente sì, la mente è contorta. Aspettiamo ancora 2 minuti. È quasi finito, c'è ancora uno scenario, quindi io andrei un attimo avanti e vorrei proprio a parole vostre sapere con quali strumenti abbiamo deciso che, mi sembra che quello più quotato era difenderci dal rischio attraverso un'implementazione di tecniche o tecnologie a difesa, quindi che cosa fareste in questa situazione, per impedire questo rischio.
Sistema accettazione preliminare bajo, patch aggiornamento, cassaforte di custodia dei nastri, dividere ruoli tra sistemista e backup, molto interessante perché potrebbe essere anche a costo zero. Applicazione di patch, anche questa a costo zero se c'è, quindi valutare come si diceva prima, vedere se c'è, se non c'è, tenerla d'occhio. La patch, se non c'è la patch, tenere d'occhio la vulnerabilità, se c'è la patch, applicare la patch, quindi valutare l'applicazione della patch perché non sempre è così semplice. Sostituzione del dispositivo se il problema è hardware, patch se è software, bene. Controllo accesso in estremo, nessuna assunzione del rischio. Assunzione del rischio. Custodia dati, patch aggiornamento, registrazione attività degli amministratori. Backup distribuito, essendo offline necessario accesso fisico di rete connettendo sotto doppia chiave con chiave in possesso di persone diverse. Valutiamo il patch. Ok, patch la vulnerabilità. Quindi in questo caso, diciamo, la cosa che costa meno è l'applicazione dei patch, no? Verificato appunto che ci sia e che non sia problematico installarla, che magari crea problemi altre applicazioni, eccetera. Sistemi di citazione più evoluti. Ok, quindi questo lo risolviamo in questo modo. Assunzione rischio licenziamento tecnico. Sì, effettivamente, anche questa è una possibilità. Allora vi faccio lo scenario numero 3. Se uno 0 day non si risolve, ci saranno dei workaround, non ci saranno dei workaround. Quindi, insomma, allora, la strategia è valutare la patch. Poi, ovviamente, bisognerà fare un'analisi se c'è o se non c'è. Questi sono casi, non sono casi pratici, fisici, reali. Cioè, non è la patch X dell'applicazione Y, quindi, insomma, si può fare solo un discorso di discussione, appunto. È importante discutere perché effettivamente mettere la patch può essere buono, ma se la patch non c'è, se è uno zero day, che si fa? Sono tutte cose da valutare con il proprio sistema informatico. Scenario numero 3. Aspettate, giro anche pagina del Menti. Per non creare confusione con il desktop, me lo faccio sul telefonino. Allora, questo è un remote user, quindi un utente remoto non privilegiato, ma autorizzato, cioè, boh, che utilizza, sì, che accede alle risorse remotamente, quindi impatto 2, che ottiene un accesso a delle risorse senza le credenziali, quindi impatto 5, su un endpoint server, su quindi un application o data server, diciamo, che ha pure un impatto 5 secondo i nostri tecnici. Che ore sono per non perdere troppo tempo? 46. Allora, secondo me se la giocano un po' questo, perché potrebbe impattare su tutte e tre. Questo arriva da remoto. Bypassa le credenziali, però ora non si sa da questa carta se bypassa credenziali di sistema o solo di utente semplice. Comunque, arriva alla fine, entra in un server che fa application e data server. Quindi, beh, sì, anche questo è vero, però è un impatto 2. I nostri tecnici ci dicono che questo non è tanto grave, eh? Quindi, anche questo è da tenere in conto.
Come volevo dire, una cosa che è venuta fuori, scusate se ritorno un attimo indietro, però ve lo volevo dire. Che cosa volevo dire? Volevo dire, ah sì, che questi numerelli che ci vengono dall'ufficio informatico ci dobbiamo fidare, nel senso se questo ci dice che se i nostri tecnici ci dicono che c'è impatto 2, che ho visto in edizioni passate di questo corso, cioè no, ma questa è una cosa gravissima che impatta a livello strategico, sul piano strategico, non si può fare. Allora, come tecnici si devono adeguare alla leadership, però la leadership si deve fidare e affidare al tecnico. Se il tecnico ci ha detto 2, vuol dire che questo è ancora poveraccio, diciamo, che non è così minaccioso come potrebbe venire in mente. Appunto, cioè, non dobbiamo essere noi leadership che entriamo nel merito. Loro ci hanno detto 2, vuol dire che pochi possono fare l'esploit. Cioè, questa cosa qui l'hanno già studiata l'ufficio informatico. Noi non dobbiamo entrare nel merito delle questioni informatiche per cui ma potrebbe entrare così, ma potrebbe entrare così. Loro ci dicono, c'è un impatto 2, tutto insieme fa 12. Decidi te. Ok, mi fermo con la CIA. Supponiamo che appunto la confidenzialità come impatta sul nostro business, questo problema di confidenzialità. Scusate, io mi ingrandisco perché non vedo niente. Reputazione, impatto legale, impatto per attività dei servizi, impatto strategico, eccetera, eccetera. 39, 33. Io vi fermerei qui perché sennò andiamo un po' troppo in lungo e cambierei pagina e vi direi, allora, supponendo che impatta soprattutto sulla nostra reputazione, come pensate di gestire questo rischio di un utente remoto che sfrutta una vulnerabilità che permette di collegarsi senza credenziali su un application server o insomma data server. Era meglio fare l'avvocato. È implementare strumenti tecnici che neutralizzino, ecco, in congiuntivo ci stava meglio, l'attacco. Allora, andiamo avanti. Ora qui a campo libero. Quali sono le misure che mettereste in campo per difendersi, appunto, siccome abbiamo scelto di difenderci, le misure che possiamo implementare per difenderci? Fattori, patch di sicurezza, PS enforcing, sistema di attivazione, autorizzazione, misurare gli accessi. Chiaramente, cioè, quella vulnerabilità in qualche maniera dobbiamo eliminarla. Ora, non sappiamo esattamente la natura, poi noi siamo leader, quindi non dobbiamo neanche sapere la natura, però sicuramente dovremo agire su quella vulnerabilità. Allora, che cosa fa il leader? Fa una domanda ai tecnici. Quanto costa? Che cosa si deve fare per togliere quella vulnerabilità? E che ci diranno se così e cos'ha. E da lì viene fuori un po' di discussione sull'analisi costi-benefici su come risolvere questo problema che abbiamo deciso di affrontare in maniera tecnica.
Intrusion detection, sicuramente intrusion detection, o comunque sarà una web app di facile bucaggio, diciamo, a rischio SQL injection, quindi probabilmente potrebbe anche essere semplice da cambiare il codice. Patch management, bollettino CVE, revisione del rafforzamento dell'autenticazione, rimuovere gli utenti non più in uso, operazione patch, fix, eccetera, eccetera. Intanto preparare i PR, sì, anche questo è vero, i PR devono sempre stare lì allerta per eventuali cose. Quindi, va bene, ora vi propongo l'ultima cosa, che non è uno scenario, però capita che quando si fa il controllo del rischio, tutte queste belle cose arrivano insieme. I rischi non è che te ne danno uno per volta da gestire. Quindi noi abbiamo una tabella di rischio che per la nostra struttura fortunatamente contiene solo tre rischi, cosa che non succede mai ovviamente. Questi tre rischi sono quelli che abbiamo visto fino ad ora. Il primo, quello del malicious insider, ha un impatto calcolato col MIST di 15, il secondo ha un impatto calcolato con sempre il MIST di 20 e il terzo di 12. Allora, io non mi ricordo cosa vi ho chiesto, però ecco, secondo voi chi ha priorità? Per tutto quello che si è detto prima, per l'impatto sul business, per tutto quello che... Perché di solito succede che noi in questi tre casi abbiamo deciso di sistemarli dal punto di vista tecnico tutti e tre. Abbiamo visto che c'è un costo e ci sta che non possiamo permetterci tutto, quindi dobbiamo dare delle priorità. Quindi per quasi tutto, cioè per la maggioranza, per il nostro leader immaginario, la priorità è quella dell'amministratore di server sul backup. Ora, se volete fare delle considerazioni sulla scelta che avete operato, è chiaro, dal vivo, ragazzi, questa cosa viene molto più bellina perché si chiacchiera veramente. Qui devo aspettare che scrivete, poi non vi potete consultare fra di voi, eccetera, eccetera. Però, insomma, è bellino discutere, per esempio, in questo caso, sulle considerazioni che si è fatto quando si è scelto. Quando si fa buffet? Quando abbiamo finito? Se ho dato dei valori, poi dovrò anche rispettare la graduatoria o no? Allora, questi valori ci vengono dal nostro ufficio informatico, ma siamo noi che decidiamo le priorità. Quindi, si è deciso che si vogliono affrontare tutti e tre, però per dire dobbiamo stabilire una scala, anche solo una scaletta, chi partiamo per prima, magari non c'è soldi per tutto, quindi prima avevamo deciso di mettere le telecamere, non ci entrano più, ci mettiamo soltanto i badge, bisogna fare tutta una serie di considerazioni su tutto l'insieme, no? I valori vengono dall'ufficio informatico. Non sono una priorità assoluta che poi, cioè non tengono conto della missione della struttura. Backup è l'ultima speranza, sistemista infido è una serpe in seno, è vero, quindi sì, probabilmente quella è davvero la situazione più pericolosa che ci potrebbe mettere a maggior rischio, cioè è la situazione più pericolosa, ma è la situazione da affrontare per prima.
Bisogna considerare che dati ci siano nel backup, fondamentali, perché i nostri tecnici ci hanno dato 10, quindi sicuramente sono dei dati fondamentali, anche se non sappiamo cosa sono. Cioè, allora, se andiamo a difendere, eh sì, è questo che si fa con l'analisi dei rischi. Bisogna valutare cosa vogliamo difendere la nostra ditta. Esatto, è questo, il compito è proprio questo, per cui la leadership è chiamata a valutare. Io farei prima 12, poi 20, l'ultimo 15. Posso portare una seconda copia di backup in un luogo sicuro, certo. Vedi, c'è una bella discussione, perché cioè, si può affrontare in mille modi diversi una situazione del genere, però bisogna mettersi anche nell'ordine di idee che vanno affrontate. Cioè, noi siamo la leadership e si deve fare. Sì, si capisce che ho fame. Ok, sì, va bene, è finito. Allora, menti, è finito. Non ho fatto l'ultima slide di saluti, però abbiamo finito, abbiamo visto quanto la situazione sia più pericolosa che mai. Abbiamo visto quanto la sicurezza non sia un problema tecnico, ma prettamente gestionale. Abbiamo visto quanto sia importante la partecipazione della leadership in tutti i processi di questo enorme piano, che in realtà è un best practice, insomma, poi alla fine lo fa come vuole. E insomma, non è bellissimo, non c'è tutto un subbuglio e voglia di partire, io ce l'avrei, per esempio, e poi soprattutto come ci si sente ad essere pionieri in questo campo, perché è una cosa, insomma, piuttosto nuova, si parte un po' come per primi, soprattutto diciamo nell'amministrazione pubblica, nel comparto università. Ecco. Sì, ci sono dei testi per approfondire la faccenda, tutti i testi di Information Security, testi universitari americani che credo, come dicevo a qualcun altro ieri, sia un corso che fanno tutto uguale, perché i testi che hanno per titolo Information Security seguono più o meno tutti la stessa scaletta. Ora, quello che ho usato io per studiare, non mi ricordo l'autore, si chiamava anche lui Information Security, non mi ricordo l'autore perché ce l'ho in ufficio, quindi non ho potuto recuperarlo. Allora, vabbè, che bel momento per stare vivi, no? Sì, qualcuno da suggerire, ora me lo cerco, appena recupero quello che ho studiato io, ve lo mando. Ma non, appunto, non mi ricordo gli autori. Questa foto, volevo far vedere questa foto di un branco di rupi che si spostano. Allora, pare sia fake, però indipendentemente dal fatto che sia fake o non fake, a me mi piaceva lo stesso. Perché? Anche se non è vero, perché tanto alla fine è l'atteggiamento. I primi tre lupi sono più deboli e malati, che segnano il ritmo del passo del branco. Poi ci sono i cinque lupi di avanguardia, poi c'è la ricchezza del branco, 11 femmine, poi altri cinque lupi di retroguardia, e l'ultimo, isolato, è il capobranco, perché deve vedere tutto il gruppo per poterlo controllare, dirigere e coordinare. Quindi non è che fa il passo, ma controlla tutto, dirige e coordina. Il passo lo fanno i più deboli, perché se no restano indietro. Fake o non fake, io vi ringrazio. Questo è il mio indirizzo per chi lo chiedeva. E la finisco qua, nel senso, immagino che fatemi togliere il coso del desktop. Immagino che ci sarebbero milioni di domande. L'argomento non è complesso, è di più. È anche forse per qualcuno noioso, per me no. Però sono le best practice, spero che possano essere utili a qualcuno. Spero che quello che spero più che altro è che si riesca a iniziare a sensibilizzare la dirigenza su queste problematiche, perché
il loro intervento sta diventando veramente fondamentale. Bisogna che ne siano anche su questo pezzo, oltre che sugli altri pezzi della struttura, dell'organizzazione. Bene, che vi devo dire? No, alla fine si arriva al risultato, alla fine si fa questa benedetta analisi del rischio e si inizia a mettere tutto, si fa la festa, buffet, importantissimo, e poi si inizia a mettere la roba. Potete contattare la docente professoressa? Sì. Sì, allora le carte ora ci vorrà un pochino. Con Andrea, abbiamo Andrea Corleto, abbiamo già deciso, cioè abbiamo già visto che insomma forse c'è la possibilità di farlo, quindi poi sicuramente vi terremo aggiornati. Niente, come dicevo prima, volevo ringraziare ragazzi, cioè, l'ufficio Formazione GAR perché in questi giorni mi hanno veramente aiutato, cioè, a fare prove a tutti gli orari, perché appunto io con queste cose dei giochini da remoto ero un po' in ansia e li volevo ringraziare. Basta, poi ringrazio tutti voi per essere stati qua e alle prossime. Grazie Simona, grazie a te ancora per questi webinar, ringraziamo tutte le persone che li hanno seguiti e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti che trovate in calendario all'interno della nostra piattaforma learning.gar.it. Ancora grazie a tutti, ancora grazie a Simona e buon proseguimento di giornata. Ciao ciao!